Buonasera, benvenuti a Replay dallo studio centrale di TV6. Come tutti sapete, tranne la Serie A, il calcio è a riposo, le ripercussioni del Covid, il calciomercato che è ancora in una fase di assestamento non decolla. Ricordiamo che questa sessione si chiuderà il 31 di gennaio. Il campionato di Serie C riprenderà il 22 di gennaio, capienza degli stadi ridotta a 5.000 posti, anche se in giornata proprio l'infettivologo Bassetti ha dichiarato stadi sicuri, ridurre gli spettatori è un'assurdità, è uno dei temi che tratteremo anche questa sera. Saluto subito in studio il collega Andrea Costantini, buonasera Andrea, poco ci darai le novità della giornata. Vado a salutare gli amici in piattaforma, quindi una buona serata a Totò De Leonardis, buonasera. Totò, a Francesco ragazzi. Di Francesco, buonasera a Francesco, salve a tutti, buonasera. A Riccardo Clinco, buonasera anche a Riccardo, buonasera a te. Un buon anno e un ben rivisto al collega Paolo Sinibaldi. Buonasera. Ciao. Paolo, sono i primi ospiti che intervengono a questo numero di Replay, una trasmissione che va avanti nonostante lo stop dei campionati. Allora partiamo subito da te Andrea, perché in giornata c'è stato un tavolo importante, sì, un tavolo tecnico per il progetto dello stadio Adriatico. Iniziamo da questa notizia e poi parleremo anche, sì, di altre novità. Andrea. Sì, già dalla scorsa settimana, proprio nel corso di Replay, lo avevano preannunciato il sindaco Carlo Masci e il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, incontro di oggi dove si è insediato il tavolo tecnico. Possiamo vedere delle immagini che sono state fornite dall'ufficio stampa del comune di Pescara, presenti chiaramente il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Santilli, l'assessore Martelli, c'era il presidente dell'istituto di credito, l'istituto per il credito sportivo Andrea Bodi, insieme con l'advisory Santoni, e poi presente il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, e presente in videoconferenza anche la soprintendente di Chieti Pescara, Rosaria Mencarelli, assistita da due tecnici. E si è parlato del progetto del nuovo stadio, l'intento è quello di sostanzialmente togliere dallo stadio Adriatico Cornacchia la pista, di renderlo un impianto per il calcio, comunque per tutti quegli sport che sono da campo, e renderlo anche fruibile per altri eventi come ad esempio dei concerti. Tutto ciò salvaguardando anche i vincoli architettonici, vincoli legati alle famose colonne del Piccinato. A breve ci saranno altri incontri, bisognerà vagliare le soluzioni progettuali migliori, più confacenti a questi obiettivi, i tempi e soprattutto il piano finanziario. A te Enrico. Però Andrea, vista la presenza del presidente dell'Istituto del Credito Sportivo e della Regione Marsiglio, ci sarà un coinvolgimento quindi anche da parte della Regione, oltre al, sì, comune e altri enti, no? Chiaramente per il finanziamento di queste opere è fondamentale la presenza dell'Istituto per il Credito Sportivo, rappresentato dall'ex presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi, con cui il presidente del Pescara Sebastiani intrattiene da tempo ottimi rapporti. C'è stata la presenza, se vogliamo a sorpresa, del presidente della Regione Marsiglio. Questo ci fa magari intendere che potrebbe esserci anche un contributo di natura pubblica anche da parte della Regione per la ristrutturazione di un impianto che ha una valenza anche, se vogliamo, di carattere regionale. Allora Andrea, mettiamo altra carne al fuoco perché sono giorni di mercato, sì, ricordiamo il Pescara acquistato a Dirisio, già si è allenato, è arrivato anche il comunicato del Bari, no? Assolutamente sì, per problemi burocratici la firma è stata procrastinata di alcuni giorni, lui era già in città da lunedì scorso, poi la firma è arrivata nel fine settimana. Sabato c'è stato il comunicato del Bari che annunciava la cessione in prestito a titolo temporaneo fino a giugno, prestito secco al Pescara, e lo vediamo, Dirisio ha partecipato al galoppo di sabato mattina contro il Pineto, ha giocato diversi minuti al fianco di Diambò in questo ipotetico centrocampo che chissà potrebbe essere anche un centrocampo per la gara contro il Montevarchi. Ricordiamo che mancherà Pompetti perché sarà squalificato in quella data, quindi insomma Dirisio è il primo acquisto ufficiale del Pescara. Anche Giannis sarà squalificato. Queste sono le immagini relative a quel galoppo con il Pineto. Al momento questa è l'unica operazione ufficiale da parte
del Pescara. Ricordiamo anche, sarà tema oggetto della discussione, che per fare ulteriori entrate il Pescara dovrà provvedere a delle uscite per mantenere in equilibrio l'indicatore di liquidità, oltre che le liste stesse dei 24+1 giocatori. A te. Insomma, una pausa forzata per il calcio, le società falcidiate dal Covid. Andrea, ricordiamo chi erano i positivi nel Pescara: Valdifiori, Clemenza, poi un altro dello staff tecnico. Esatto, Valdifiori e Clemenza che sono a casa appunto in quarantena, ma insomma lo abbiamo anche scoperto attraverso i social, attraverso dei post che loro stessi hanno comunicato, mentre Clemenza è a Montesilvano, Valdifiori ha scoperto la sua positività a Ravenna ed è dunque tuttora a Ravenna, anche se potrebbe a breve negativizzarsi. Allora, cominciamo a coinvolgere i nostri amici collegati. Totò De Leonardis, questo mese di gennaio doveva essere il mese del mercato, però non ci sono molte sirene che suonano, anzi gli operatori sono quasi tutti fermi, tutti bloccati anche per questa pandemia. Come al solito si arriverà agli ultimi giorni per cercare di fare qualcosa. Il Pescara ha portato questo giocatore dal Bari, più avanti avremo anche un collegamento con il capoluogo pugliese per avere ulteriori indicazioni. Momento di stop per il calcio, ovviamente ci sono problematiche molto più grosse che si ripercuotono anche sul mondo del calcio. D'altronde anche la vostra non presenza in studio testimonia tutto questo. Mi auguro da lunedì prossimo, quando si tornerà in clima campionato, di potervi riavere qui nello studio di TV6. Allora Antonio, ti chiedo subito una sosta forzata per il Pescara come per tutte le altre squadre, ma in questi 20 giorni pensi veramente che il DS Matteassi, in rappresentanza della società, possa fare un qualcosa di così determinante per cambiare il volto di questa squadra? Ma non ci credo assolutamente, anche perché, cioè, voglio dire, l'ho già espresso altre volte, il mercato di gennaio è stato sempre deleterio, soprattutto per il Pescara, ma non è solo una statistica. Il problema, io non credo che questa squadra abbia bisogno di essere rivoluzionata. Si tratta di ritoccarla, sì, l'ingresso di De Rizzo credo che sia positivo, senza che un giocatore comunque di categoria, affidabile, ha fatto 200 presenze in Serie C più o meno, anche se ha segnato solo 3 gol in carriera, ma credo che questo non sia il suo ruolo. Credo che questa squadra abbia bisogno soltanto magari di risolvere quei problemi che si è portato avanti per mesi, e cioè le posizioni di Galano, di Valdifiori, di altri Barilungo, giocatori che praticamente hanno fatto solo comparsa e qualche volta hanno creato, almeno Galano, hanno creato pure qualche problema. Quindi credo che questo mercato, soprattutto credo che in uscita debba risolvere alcuni problemi, in entrata non vedo la possibilità di rivoluzionare una squadra. Io invece penso, almeno la mia idea è questa, che all'interno di questo gruppo ci sia una forza giovane molto ma molto importante. L'ho già detto altre volte, da Veroli a Chiarella a tutti i giocatori che sono venuti fuori, allo stesso Sorrentino, ma direi anche delle monache, cioè ragazzi di 16-17 anni che stanno già nel giro nazionale. Credo che la strada per il futuro sia soprattutto questo, per una squadra come il Pescara, che in questo momento si trova a 14 punti dalla vetta, difficilmente probabilmente impossibile che possa rimontarla. Pensare invece a costruire una squadra che valorizzi, questo è il meglio della propria gioventù, perché ce n'ha tanti di giocatori interessanti. Non a caso del resto adesso leggo sul mercato e ci sono giocatori che sono stati una primavera del Pescara che adesso vengono richiamati. Il caso di Pompetti, tra l'altro, è piuttosto eloquente. Io credo che questa squadra abbia bisogno invece di avere un equilibrio, soprattutto facendo tesoro di quello che è successo nel giro d'andata. Questo equilibrio non c'è stato, la gestione
secondo me è stata fallimentare soprattutto per le scelte del tecnico, e quindi che insomma nelle ultime giornate di campionato prima della sosta è sembrato quasi ravvedersi, cioè trovando appunto questi spazi dimenticavo di Ambò, un altro giocatore importante che secondo me sui quali puntare. Comunque i giovani sono le uniche luci di questa parte iniziale della stagione. Andrea, a proposito di quello che diceva Totò, ci sono dei giovani che sono stati inseriti proprio in prima squadra. Ormai stabilmente sistemati in prima squadra, Vladislav Blanuta e Marco Dellevona, che sono due gioiellini. Blanuta centravanti di riferimento della Primavera, che entra stabilmente appunto nel gruppo della prima squadra. Marco Dellevona, che addirittura è nel giro delle nazionali giovanili, ha debuttato in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Grosseto. Sono giocatori su cui Auteri potrà puntare e su cui anche la società punta moltissimo. Allora chiedo agli altri, e poi questo sarà un tema generale. Avrete sicuramente letto e sentito che molti giocatori del Pescara sono con la valigia in mano, quindi vorrei ripartire da Paolo Sinibaldi, perché se abbiamo sentito che Valdifiori, Rizzo, Galano, Bocic, Frascatore, Nzita potrebbero cambiare area, vuol dire che il mercato estivo non è stato così produttivo, o no Paolo? Non sentiamo Paolo Sinibaldi. Paolo? Sì, arrivo. No, mi ricollego anche a quello che diceva Totò De Leonardis. Cioè, effettivamente, da questo mercato che cosa ci si deve aspettare? Ci si deve aspettare una bella sfoltita, semmai, perché grandi sorprese in ingresso non ce ne dovrebbero essere. E questa sfoltita che si ipotizza mi sembra che sia la sintesi più giusta di quello che abbiamo visto nella prima parte di campionato. Cioè un campionato altalenante fatto di scelte sbagliate inizialmente dalla società, insomma in fase di mercato estivo, a un certo punto anche da parte dell'allenatore, che poi nella parte conclusiva del girone si è ravveduto proponendo di fatto quella che è la strategia del mercato di gennaio. Sfoltire il più possibile, soprattutto quelli che erano i rami secchi che bisognava sfoltire già prima dell'estate, e mi riferisco soprattutto a Valdifiori e a Galano. Sì, però ci sono anche altri, perché questi già c'erano, poi sono arrivati i vari Rizzo, Frascatore, ma anche questi, o De Marchi, che sì, De Marchi ha delle richieste, però facevano parte di un progetto iniziale. Quindi se all'inizio della stagione Auteri e Matteassi si siedono al tavolino e indicano dei nomi che poi dopo qualche mese invece vengono bocciati, vuol dire che il lavoro iniziale non è stato proficuo da parte del DS. Sì, direi proprio di sì, perché le scelte sono state sbagliate, come dicevo, dalla società in sede di mercato, anche estivo, e poi anche dall'allenatore a un certo punto del campionato, quando non si sa bene per quali motivi ha cominciato a cambiare di tutto di più, perché probabilmente cercava una soluzione ai problemi che non arrivavano, che non arrivava la soluzione, i problemi invece si aumentavano. Quindi è evidente che grandi responsabilità in questo senso ce l'ha la società. Ora, se in questo caso la responsabilità è di Sebastiani o di Matteassi o di tutti e due, ma sicuramente grandi errori. Io poi non credo che partiranno tutti quelli che abbiamo detto. Io penso che partiranno soprattutto i maggiori indiziati, che sono Valdifiori, Galano, Rizzo sicuramente, e poi gli altri bisognerà vedere anche l'andamento del mercato di gennaio, credo. Francesco, la tua idea? La mia idea è che è difficile liberarsi di tutta, uso un termine forte, di tutta questa zavorra, perché fino a prova contraria Rizzo, Galano, Valdifiori, Marilungo, Frascatore e qualche altro cominciano ad essere 7-8 giocatori che non sarà facile sistemare, ma se non dovessero essere sistemati è inutile continuare a tenerli all'interno della rosa della prima squadra, farli allenare, e quindi a quel punto o si trova una soluzione economica o qualche altra soluzione. Ma scusami, vanno... Francesco, adesso torno da te Francesco. Andrea, chi è fuori dal gruppo
di allenamento, perché molti lavorano a parte, no? Sì, ci è capitato di vedere la scorsa settimana, ad esempio, Giuseppe Rizzo lavorare a parte con Galano e Marilungo, e questo suggerisce poi anche in maniera concreta come il giocatore di fatto da quella espulsione contro la Lucchese sia finito ai margini del progetto tecnico. Facciamo un altro esempio, Paolo Frascatore. Potrebbe essere tranquillamente un'uscita, ma Frascatore continua a lavorare con il gruppo, quindi se c'è questa uscita bene, se non c'è l'uscita Frascatore può tranquillamente continuare a giocare, perché su di lui ci si conta. Su Rizzo evidentemente ci sono grandi riserve e lui sta finendo fuori, come già è finito fuori Galano, come è già finito fuori Marilungo. Vuoi continuare, Francesco, scusami? Sì, sì, io voglio semplicemente aggiungere, ecco, quelli che già lavorano a parte va bene. Certo, se si potesse arrivare alla risoluzione del contratto sarebbe decisamente meglio, tanto lo stipendio io lo dai prima o dopo, e tutto questo mi porta a dire che in estate sono stati commessi troppi errori, gravissimi errori in fase di costruzione da parte del direttore sportivo e del mister. Riccardo, credo che l'importante sia più che altro incassare, non solamente vendere. Cioè bisogna vendere, ma dobbiamo trovare anche qualcuno che a questi giocatori li prenda, perché il problema è appunto questo. Cioè, e noi li abbiamo messi, diciamo, in vetrina, e poi c'è qualcuno che si deve... Io credo che molte società pensano più a qualche scambio che a noi potrebbe anche non interessare. Noi dobbiamo sicuramente ridurre i contratti, ridurre gli ingaggi, ma al di là di questo, se queste persone non sono richieste sul mercato, rimangono qua. Il metterli fuori squadra, non so fino a che punto può essere un'idea, hai sempre comunque delle persone, diciamo, nel giro malcontente. Ecco, ma quando tu dici noi l'abbiamo messi in vetrina, ma non è una vetrina che attrae molto, perché se, a parte che molti proprio non sono andati nemmeno in vetrina, sono rimasti tipo Valdifiore non ha mai giocato, quindi come dice Totò, Valdifiore non si è mai visto. Gli altri che hanno sicuramente giocato, certo, ma sicuramente non è della vetrina. No, ma sicuramente se tu prendi un giocatore come che doveva essere, parlo di Rizzo, il giocatore che metteva a posto il centrocampo, e dopo 3 mesi lo metti sul mercato, probabilmente gli errori sono gravi, non sono errori così marginali, perché tu punti su un giocatore. Io mi ricordo quando è arrivato, ha fatto delle prestazioni neanche all'altezza della sua fama primordiale, e quindi obbligatoriamente va sul mercato. Cioè, quindi io credo che sia difficile questo mercato in ufficio, in uscita, ma soprattutto un'altra cosa, anche cercare persone pronte da completare la rosa, perché per il momento, come non so chi l'ha detto, penso Totò, il mercato di gennaio è sempre stato un mercato per noi devastante in maniera negativa. Quindi anche andare a prendere giocatori che non sono pronti o che sono giocatori da recuperare, come generalmente prendiamo, meglio tenerci quelli che abbiamo e forse fare più squadra. Perché ribadisco, in attacco siamo abbastanza messi bene, a centrocampo è arrivato un elemento, ne arriva uno in difesa. Io non credo che nel mercato di gennaio deve essere un mercato di 5 fuori, 5 dentro, ma un mercato di 8 fuori, 1 o 2 dentro. E ci siamo, anche per sfoltire la rosa. Però tornando, siccome si parla di mercato, a questo punto il lavoro di Matteassi, che arrivava dalla Serie C e il Pescara voleva assumere un direttore giovane che conoscesse la categoria, possiamo dire che non è stato un lavoro proficuo. Riparto da Totò De Leonardis. Proficuo, è stato un lavoro deleterio, dannoso. Totò? È anticipato. Scusa, no, niente, figurati. No, in effetti, voglio dire, vedendo col senno di oggi, chiaramente non è stato brillante però il problema è vedere quali sono le responsabilità, quelle che non siano solo di Matteassi. Io ricordo che voglio dire che questa squadra è stata costruita soprattutto in funzione di quello che chiedeva Uteri.
voglio dire, non è stata una... Matteassi ha fatto la corsa da solo. Io ricordo anche tutte le interviste che sono uscite durante l'estate, venivano fuori nomi graditi ad Autero. Quindi Matteassi si è mosso in quella direzione. Per quello dico, e non è che lo dico oggi, ma lo dico da mesi, che il problema vero è stata la gestione che ha portato avanti Autieri almeno fino all'ultimo mese prima della sosta. È stata devastante, direi, questo è il problema vero, per cui adesso addossare tutte le colpe su Matteassi sicuramente, voglio dire, credo che lui abbia cercato di trovare delle soluzioni gradite al tecnico ed è d'accordo con la società. Non ha fatto. Però Totò, se non ricordo male, aiutami a ricordare, i nomi che fece Autieri furono solo quelli di D'Ursi e di De Risio, proprio come nomi precisi. Gli altri, come si usa di solito fare, ha indicato delle caratteristiche, quindi poi sta al suo braccio destro operativo, certo, cioè il direttore sportivo, trovare gli elementi. Per questo forse le responsabilità maggiori sono di Matteassi, perché è lui non lo so Enrico, non lo so fino a che punto c'è stato. Sicuramente lui ha dato le indicazioni sui giocatori che conosce, che ha conosciuto in carriera. Alla fine io ricordo che insomma tutte le interviste uscivano sul giornale, sempre c'era seguiva la frase graditi al tecnico, indicati dal tecnico, perché hanno giocato con lui 5 anni fa o 3 anni fa e via dicendo. Credo che appunto, voglio dire, Matteassi adesso deve trovare una soluzione, ma ripeto, io quello che dico, ho detto dall'inizio, lo sottoscrivo, lo confermo, questo Pescara non ha bisogno di una rivoluzione. Deve comunque magari rinunciare, ma problemi economici, a questi giocatori. Noi abbiamo parlato di Valdifiori, che ha fatto solo una presenza in Coppa Italia, di Marilungo, che ha fatto 2 ingressi durante il campionato, di Galano, che è stato praticamente ospite per quasi tutta la girone d'andata. Per cui questi sono problemi che comunque vanno affrontati per sfoltire in ogni modo. Non è si tratta di guadagnarsi o di fare, devono trovare un modo. Io credo che in particolare Valdifiori, che non sia stato nemmeno trattato nella maniera decente, perché voglio dire, è un giocatore che comunque ha giocato in nazionale, ha una carriera... Poi per fortuna ora è uscita questa voce da Palermo, perché Baldini, che è andato ad allenare la squadra siciliana, lo ha avuto ad Empoli, ma probabilmente ricorda quel Valdifiori ben diverso da quello di oggi. Beh, non so, quello di oggi però, Enrico, non l'abbiamo visto, insomma, sì. Alla fine anche l'anno scorso, soprattutto per l'età, ha fatto delle apparizioni sporadiche, per cui non sappiamo quali. Io voglio dire così, come mia idea, non credo che Valdifiori sia un giocatore che non possa giocare in Serie C. No, dipende da come imposta la squadra. Per fortuna che è arrivata questa richiesta. Certo, no, ma sicuramente è importante. Però il problema, ripeto, è questo: più che cercare di rifondare questa squadra, è quello di magari di togliere diciamo una zavorra, perché in effetti sono stati giocatori praticamente inutilizzati, ai quali va aggiunto Rizzo, che è vero, è stato presentato come una specie di professore, ma sapevamo tutti che non era un professore, era un onesto centrocampista che faceva la sua parte con grinta. Poi dopodiché ci ha offerto uno spettacolo quasi indecoroso con quel pugno durante la gara. Voglio dire, alla fine non è che siano stati, non c'è da rimpiangere, insomma. Invece il problema, secondo me, è quello veramente di dare opportunità ai tanti giovani interessanti, che comunque hanno già dimostrato, andando in campo anche per mezz'ora, per un'ora, per 2 partite, di essere in grado di poter dare qualcosa a questa squadra. No, non ci serve che Matteassi vada a cercare non so chi. Voglio dire, il problema è questo, soprattutto per una squadra che adesso è a 14 punti dalle prime e che deve comunque trovare la forza, la continuità per trovare una squadra credibile che faccia gioco, che se la giochi per cercare di rimontare. Quindi è questo. Io credo. Allora, Francesco, prego di fare gli interventi un po' più brevi. Allora, Francesco, anche tu sei dello stesso avviso, stesse responsabilità allenatore di S, oppure c'è la bilancia che pende da una parte? Beh, se come ci hanno raccontato si sentivano, per meglio dire, come ci hanno raccontato, come prassi ci si sente quotidianamente tra direttore sportivo e allenatore, soprattutto in fase di costruzione, in estate, in fase di costruzione di una squadra, perché è vero che, come ricordavi tu, Autieri
ha fatto solo due nomi, nomi e cognomi di due giocatori che avrebbe gradito, per gli altri dà le indicazioni, e poi il direttore sportivo si muove di conseguenza, ma il direttore sportivo magari gli dice: allora abbiamo Di Francesco e Rocchi per il ruolo che tu volevi, cioè il conduttore. Che dici, vogliamo prendere Di Francesco o Rocchi? Se poi questi prendono Di Francesco e non prendono Rocchi, che è 40 anni che conduce, e Di Francesco sono 30 anni che non conduce, e poi non va bene, con chi te la vuoi prendere? Con tutti e due. Certo. Secondo me, no, ho fatto l'esempio che il più semplice di questo mondo. È ovvio che l'allenatore dà le caratteristiche del giocatore, però ecco, tu hai preso Mari Lungo, ma hai preso Ferrari, avevi altri attaccanti graditi all'allenatore? Forse Mari Lungo, dico, ma non perché non è buono Mari Lungo per la categoria, perché forse non si è funzionale, vuol dire. Come? Non è funzionale per questo. Esatto, stato. Non è funzionale, ma soprattutto era un di più, ossia ancora una volta 24, 25, 26 giocatori, 23, quanti ne sono? Ne sono. Ma se qua poco poco ci fosse un impegno maggiore di turni infrasettimanali, il Pescara si presenta con 40 giocatori, ma già bene. Sono errori, già commessi l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, è qui che ci... è come il cane che si morde la coda. Ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda, lo chiedo anche a Paolo e Riccardo prima di chiudere questa prima fase. Paolo, guarda, Matteassi a me sembra un po', non so come, che esempio posso fare, come un animale un po' spaurito, perché lui è stato un calciatore, però come direttore sportivo non è che avesse tutta questa esperienza prima di venire a Pescara. Secondo me anche lui sta pagando lo scotto dell'inesperienza e si è trovato in una situazione sicuramente molto difficile, con una piazza che scendeva dalla Serie B con tante aspettative, e un risultato che purtroppo è stato non buono dal punto di vista della gestione del mercato estivo. Responsabilità sono anche di Matteassi, ma io direi che sono in primis della società, poi di quello che si chiama gruppo squadra, diciamo in generale. Questo è un mio parere, no? Perché vedo Matteassi che ci prova a fare il suo lavoro, ma tutto sommato credo che, come in tutti i mestieri capiti, un po' lo scotto dell'inesperienza lo abbia pagato e lo pagherà ancora, insomma. L'ultimissima sui nomi, perché ho sentito prima nomi in uscita, sono d'accordo un po' su tutto, anche sulla questione Valdifiori. Mi soffermo su Valdifiori perché praticamente non lo abbiamo mai visto. Poi adesso sentiamo che ci sono anche squadre importanti, con allenatori importanti, che hanno nostalgia di Valdifiori e vorrebbero magari riportarlo, non so, a Palermo in questo caso. Io credo che Valdifiori non sia più quello di una volta, e quindi se non ha giocato ci sarà un motivo anche tecnico, tattico, non lo so, ma di sicuro a me non è dispiaciuto l'atteggiamento che ha avuto Valdifiori, perché Valdifiori, a differenza degli altri che sono in uscita, e mi riferisco a Galano, a Rizzo per esempio, a Mari Lungo forse, non lo so, Valdifiori ha tenuto un atteggiamento assolutamente professionale. Prima di chiudere con Riccardo vorrei tornare un attimo da Andrea, perché si parla di Valdifiori-Palermo, ma ci sono anche altre richieste, Andrea. Sì. Poi tornando anche a Matteassi, ricordiamoci lo sfogo che fece proprio al tuo microfono qualche mese fa. Sì, era dopo la disfatta di Pontedera, quando si parlava insistentemente dell'esonero di Auteri. Matteassi fece mea culpa, disse: non ve la prendete col presidente, non ve la prendete con l'allenatore, prendetevela con chi ha costruito la squadra, cioè con il sottoscritto, ammettendo evidentemente delle responsabilità, secondo molti lì anche andando oltre responsabilità che comunque ci sono, è evidente, però lì prese tutte le colpe di quel momento. Circa Valdifiori, intanto vi diciamo per certo che lui, pur avendo giocato poco o nulla, a Pescara sta bene e può tranquillamente restare fino alla fine della stagione. Da Palermo a lui non è arrivata concretamente una proposta, c'è però l'interesse del Palermo, c'è un interesse negli ultimi giorni anche da parte del Siena, che vuole rilanciarsi in classifica. Siena stesso girone del Pescara, Palermo girone C, quindi insomma vedremo come andranno le cose. Sicuramente però, per sbloccare la situazione, sarà importante che Valdifiori torni a Pescara. Lui è ancora in quarantena a Ravenna, una volta tornato a Pescara si
si potrà anche sedere a tavolino con il presidente, con il direttore sportivo, valutare chissà magari anche una risoluzione del contratto, ma questa è una soluzione estremamente complessa. Se ci saranno delle offerte chiaramente le vaglierà. E allora per chiudere chiedo a Riccardo, pur ribadendo che le responsabilità dell'allestimento della squadra sono un po' di tutte, tra Matteassi e Auteri chi ti senti di assolvere un po' di più? Nessuno dei due, assolutamente. Matteassi gli si è preso tutte le responsabilità e fa bene, perché ha delle grandi responsabilità e ha delle grandi responsabilità l'allenatore. Faccio un esempio: l'allenatore ha voluto fortemente Dursi, allora ci spieghi se è una punta centrale o se è un esterno, perché l'ha preso come punta centrale ma l'ha fatto giocare con l'esterno, poi se ne è dimenticato due mesi, poi l'ha rimesso. Cioè l'allenatore ha avuto molte le idee confuse, cambiando la formazione tutte le settimane e non trovando, tranne forse nelle ultime due o tre partite. Io non parlavo delle prestazioni, parlavo dell'allestimento della squadra. Dell'allestimento, certo, e Matteassi ha le colpe. Io onestamente i direttori sportivi emergenti non sono giocatori. Il direttore sportivo che viene a Pescara, una squadra che parte con tutte le idee per essere promossa, questo come siamo partiti, o per fare un campionato di alto livello, deve prendere un direttore sportivo, non ti dico anziano, ma uno di quelli sgamati che vanno a fare mercato, non a subirlo. E la dimostrazione di quello che ti dico è che adesso deve vendere e vediamo cosa riuscirà a vendere, perché non è necessario solamente comprare, ma anche saper vendere. Mi spiace per Matteassi come persona, però forse la piazza di Pescara per lui è una piazza troppo importante, è un emergente. L'emergente lo può essere per Montevarchi, Pontedera, non per una piazza come la nostra, dove ribadisco avevamo bisogno di un direttore sportivo, uso un brutto termine, con le palle, con le contropalle, colui che va sul mercato e comanda. Però è stato a Modena. Non ho capito, no, però è stato a Piacenza e Modena. Piacenza e Modena non sono il Pescara, abbi pazienza, eh. Però Piacenza e Modena mi dici come se fosse l'Inter e il Milan. Cioè, no, Piacenza era di categoria, vuol dire Andrea. Beh, no? Sì. Ho capito, ma noi abbiamo bisogno di persone qua diverse, persone al di là della maleducazione che ha avuto, che questo non ha digerito da nessuno, ma al di là di questo sfogo, persone che vanno e quando arrivano fanno mercato. Questo è quello, non lo subiscono. Riuscirà a riscattarsi secondo te in questi 20 giorni? Io me lo auguro molto, perché chiaramente da tifoso del Pescara e da un uomo che vive qua ormai da quasi 20 anni, assolutamente me lo auguro. Però sicuramente, per quello che abbiamo visto finora, un disastro. Questa è la verità. La parola disastro non è che io sto andando, è quello che è la realtà. Siamo lontani dalla vetta. Abbiamo una squadra che è da, non dico da rifare, ma abbiamo 8 giocatori, 9 da andare via. Abbiamo dei giocatori scontenti, cioè caspita, peggio di così cosa dobbiamo fare? Va bene, allora, primo giro con i nostri ospiti, primo break pubblicitario, torneremo tra qualche istante, tra poco. A Montesilvano Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene.
ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio con i nostri ospiti per questo numero di replay. Abbiamo collegati sempre Antonio De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco e Paolo Sinibaldi. E saluto e ritrovo con piacere, augurandogli anche un buon anno, al collega della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Buonasera Nick, ben rivisto e buon anno. Buon anno anche a te Enrico e a tutti i nostri telespettatori, grazie per l'invito. Allora Nicola, noi ci sentimmo all'inizio della stagione, era il 13 settembre, quando il Pescara già zoppicava, ma prima di parlare delle vicende bianco-azzurre mi dici come sta andando questo mercato, che è bloccato ovviamente anche dalla pandemia, oppure può essere un attenuante per molti direttori che non riescono a realizzare le operazioni che vorrebbero. Intanto mi sembra di capire che l'uomo mercato in Serie C sta diventando Iemmello, oppure Catanzaro è già una tappa vicina. Allora, casualmente oggi a Milano a pranzo ho incontrato il suo procuratore, abbiamo proprio parlato di lui, di Iemmello, e secondo me ha delle pretese un po' esagerate, perché per andare via chiede un sacco di soldi e mentre la società vorrebbe aiutarlo, insomma, farlo andare a giocare, non tenerlo lì perché grosso non lo vede, quindi non lo fa giocare. E lui però, nonostante questo, per andare via chiede un sacco di soldi. Gli ho detto, ma vi conviene, insomma, non è meglio andare a giocare, che almeno gioca, si rilancia, un anno e mezzo che non gioca più, non fa più gol, quindi sarebbe il caso forse di un attimo di tapparsi il naso e lasciar perdere i guadagni e pensare alla carriera. E invece Davide Lippi era abbastanza, invece, su quella linea lì, se fa piuttosto stiamo ancora 6 mesi lì fermi.
sono strategie, sono opinioni, poi da qui al 31 cambieranno tante cose sicuramente, chissà, ma al momento posso escludere assolutamente che Iannello sia andato in qualche altra squadra. Senti, invece, quali sono i movimenti più probabili di elementi anche quotati in generale? Parlo dei tre gironi. È ancora presto? Ma insomma, obiettivamente, come si dice, l'acqua è poca e la papera non galleggia, quindi c'è poca disponibilità a livello generale da parte delle società che insomma vivono un momento economico molto molto complicato, quindi è difficile vedere tanto fermento, quindi è un mercato fatto di idee, di scambi, di soluzioni così che fanno comodo a tutti, non un mercato di investimenti, ecco. Quindi a parte le solite società tipo il Modena, che ha una disponibilità incredibile, ora ecco, mi hai proprio anticipato, il Modena sembra essere la società in grado di muoversi di più. Eh beh, sai, visto anche l'esito del campionato, qui questo testa a testa con la Reggiana veramente avvincente, quindi non si vuole lasciare nulla di intentato. Il Modena cerca di dare via qualcuno dei suoi attaccanti che non è riuscito a fare bene, magari in quel reparto lì modificare qualcosa. So che il sogno è prendere Diav dal Vicenza, ma non è un'operazione facile, sicuramente un'operazione molto onerosa, e la Reggiana vorrà ribattere di conseguenza, quindi le squadre in corsa per la promozione sono quelle che sempre in questo momento vogliono fare il salto di qualità. Anche nel girone A il Sud Tirol, nonostante sia una macchina perfetta, è quella che invece vuole aggiungere qualche elemento per non rischiare di farsi risucchiare da chi rincorre, mentre nel girone C il Bari capolista mi sembra abbastanza tranquillo rispetto al passato, non mi sembra particolarmente scatenato, però ripeto, da qui alla fine, vista la situazione economica che c'è, si cerca di arrivare agli ultimi giorni per fare affari con i saldi. Senti Nick, che ci dici di Fagioli, questo 2000 che è il terzo miglior marcatore in Italia di quell'annata, bocciato dal Pescara, bocciato dal Teramo l'anno scorso in Serie D a Castelnuovo, ed è diventato un nuovo mercato dell'Ancona Matelica. Riuscirà intanto la società marchigiana a trattenerlo fino a giugno, secondo te? Beh, ovviamente dipende solo da lui, se lui vuol rimanere, rimane, però è logico che gli attaccanti sono una materia sempre molto strana, perché è difficile che un attaccante faccia, o sei Cristiano Ronaldo che fai 30 gol all'anno, oppure gli attaccanti vivono sempre di momenti di alti e di bassi. Questo ragazzo io non lo conosco personalmente, però obiettivamente in questa prima parte del campionato ha fatto vedere ottime cose, e dalla Serie B qualche richiesta è arrivata, su tutte quella del Pordenone, che vorrebbe appunto prenderlo subito per farlo debuttare in B, poi se dovesse andare male ripartire con lui l'anno prossimo in Serie C. Ecco, le proposte non mancano, è una valutazione che deve fare l'Ancona. È chiaramente difficile trattenere un giocatore quando ha un tante, ma è anche vero che deve essere una richiesta che accontenta non solo il giocatore ma anche la società. In Serie C qual è stata la sorpresa più bella secondo il tuo punto di vista? Parlo di squadra, Ma per me, io ti parlo di un giocatore, ti parlo di Luca Moro, che ha fatto 18-19 gol con il Catania ed è un prospetto destinato a diventare una stella del calcio italiano. Ma anche qui vale quello che dicevo prima. E Luca Moro, lui è secondo 2000, il primo è Vlahovic, poi c'è Moro e poi Fagioli, sono tre anni. Sì, ecco, Luca Moro insomma è uno di quegli attaccanti, grandi attese, grandi promesse, varie esperienze in varie squadre, ma l'esplosione non arriva. Quest'anno l'esplosione è arrivata, quindi è in prestito a Catania dal Padova. Il Padova ha tante richieste e possibilità per venderlo, lo venderà a fine stagione perché adesso non può cambiare maglia avendo già giocato sia col Padova la prima giornata e poi col Catania, quindi dovrà finire il campionato a Catania. Potrà essere ceduto adesso a fine anno, ecco, questo volevo dire, ed è uno di quei talenti che la Serie C mette in evidenza, facendo anche capire a tante società di Serie A che vanno a scovare giocatori
negli angoli più sperduti del mondo, che magari i bravi giocatori ci sono anche da noi in Italia. Come squadre devo dirti che il Südtirol è una bellissima novità, perché rischia di andare in Serie B per la prima volta nella sua storia, ha avuto un passo costante, continuo, è una squadra che gioca bene, che prende pochissimi gol. La difesa di ferro, poi hanno delle strutture fantastiche, hanno rifatto lo stadio, hanno un centro sportivo d'avanguardia di altissimo livello, il Bayern Monaco è andato in ritiro, quindi queste cose, questo tipo di progetto meritano di essere premiati anche da risultati importanti, secondo me. Vediamo i fatti di casa nostra, perché prima con i colleghi Totò De Leonardis, ovviamente saluto da parte di tutto lo studio virtuale a Nicola Binda, parlavamo di un giocatore che è un po' il simbolo della debacle bianca-azzurra, cioè Val di Fiori, giocatore che ha una lunga carriera alle spalle. Adesso c'è il Palermo, dove è arrivato Silvio Baldini, che potrebbe, usiamo il condizionale perché è una trattativa ancora in fase embrionale, potrebbe andare in Sicilia. Come ti spieghi questo giocatore con questa carriera alle spalle, l'unico mai impiegato, soltanto qualche apparizione in Coppa Italia, e Palermo e Siena che invece potrebbero portarlo alla loro corte? Ma non è una questione solo di quest'anno, anche l'anno scorso Mirko Valdifiori è stato non pervenuto, eppure, a parte che è un bravissimo ragazzo, l'ho conosciuto di persona, è un ragazzo che è arrivato tardi al grande calcio, è esploso, ha sfiorato anche la maglia della nazionale e poi ha fatto questo ritorno indietro, ritorno in Serie B già l'anno scorso, che forse non ha mai metabolizzato, cioè, sembra che abbia un po' staccato la spina, ed è un peccato perché secondo me è un giocatore che davanti alla difesa è in grado di far girare bene le squadre che deve dirigere, quindi è proprio un blackout mentale che ha avuto dopo essere arrivato proprio col Napoli ad alto livello, così si è... Questo ritorno alle origini non l'ha mai metabolizzato, e quindi adesso forse cambiare aria potrebbe anche fargli bene, però obiettivamente sono 2 anni che non gioca, quindi è lui stesso che deve rendersi conto se vuole ancora fare il giocatore o se vuole lasciar perdere. Allora Nicola, coinvolgo Totò, perché bene o male allora passa il discorso della linea verde, che sul finire del girone d'andata del Pescara ha un po' salvato questa prima fase della stagione, no Totò? Vuoi ribadire questo concetto? Ma sì, intanto no, su Valdifiori volevo solo ribadire che sicuramente non è solo lui che ha staccato la spina, ma a mio avviso gliel'hanno fatta staccare, perché anche l'anno scorso ha fatto 2 presenze, vuol dire, non credo, cambiando anche allenatore, quest'anno mai, per cui secondo noi in questo momento per noi Pescara è una specie di oggetto misterioso, perché non è che l'abbiamo mai visto, e quindi credo che sia tutto a vedere. No, invece quello che volevo sottolineare Nicola, il Pescara le cose migliori credo che le stia facendo in questa fase, nella fase finale del girone d'andata, quando ha dato spazio soprattutto a giovani interessanti. C'è stato Pompetti, che sicuramente tu conosci benissimo, che è comunque un ragazzo giovane che si è riproposto in una categoria che nemmeno conosceva, è sicuramente un prospetto di sostanza. Ma accanto a Pompetti in questi ultimi tempi sono arrivati anche altri giocatori, Di Ambo, centrocampista, Chiarella, un esterno, Veroli, un difensore, che secondo me hanno un po' rivitalizzato questa squadra. Tu credi che possa essere questa la direzione giusta comunque per ricostruire una squadra che in questo momento è fuori dai giochi e che in ogni caso deve, a mio avviso, comunque provare ad essere squadra, a diventare squadra, magari anche e soprattutto con l'apporto di questi ragazzi che sicuramente hanno sostanza, ma hanno anche grande credibilità proprio per le caratteristiche che ha. Nicola? Allora, guarda, io ti dico, i giovani servono sempre perché danno freschezza, entusiasmo, spensieratezza, sono anche magari un po' come dire, spregiudicati in campo, servono per dare brillantezza alle squadre, però è vero che devono anche avere carattere, perché giocare a Pescara in quello stadio lì davanti a quel pubblico non è facile, quindi il pubblico deve essere il primo che apprezza questa scelta e far giocare i giocatori.
giovani, poi anche l'allenatore, cioè non tutti gli allenatori sono in grado di valorizzare i giovani. Auteri è un allenatore che insomma in carriera qualcuno l'ha lanciato, però magari preferisce lavorare su giocatori che già sanno in campo quello che devono fare, doversi anche occupare di crescere dei ragazzi, magari non so se l'allenatore, bisognerebbe chiedere a lui se lui è disponibile a questo cambio di strategia, però mi sembra che in questo momento come sta andando sarebbe auspicabile. Beh certo, certo, però insomma io in questo momento a Pescara vorrei girare io una domanda, Enrico, se mi consenti, perché, aiuti, certo. Perché chiaramente le cose lì le conoscete voi molto meglio di me, io sono lontano, vedo, leggo e seguo da distante, però leggo delle dichiarazioni di Sebastiani che sta trattando la cessione della società. Ora io vorrei capire che se è vero, come penso, perché se l'ha dichiarato cioè, bisogna credergli, penso che in questo momento ogni strategia debba essere accantonata, perché è giusto per i giovani acquisti, cessioni eccetera, però se stai vendendo la società credo che la priorità di ogni energia sia concentrata lì, quindi secondo voi la cessione del Pescara è realistica però, o no? Tu chiedi questo perché pensi che possa incidere anche sulle strategie di mercato? Sicuramente, se dovesse avvenire un cambio di proprietà entro la fine del mese, la nuova proprietà può investire e rinforzare la squadra. Se è una proprietà ambiziosa che vuole vincere il campionato, non può farlo dopo. Quindi, a meno che questa cessione non si protrae di qualche mese, questa stagione scivola via in maniera anonima e l'eventuale nuova proprietà fa la squadra competitiva per la prossima stagione. Ecco, ma io allora, ti faccio rispondere dagli amici, parto da Paolo Sinibaldi. Anche se ritengo personalmente che questa cessione non si concretizzerà in tempi brevissimi, forse come dicevi tu poc'anzi qualche mese sarà necessario, però sentiamo anche gli altri. Parto da Paolo Sinibaldi. Paolo. Sono totalmente d'accordo con te, di queste cessioni si parla da anni, quindi insomma Sebastiani più volte ha detto che sta trattando la cessione, quindi non mi stupisco di questa nuova dichiarazione. Magari questa può essere un'ipotesi più seria, non lo so, lo vedremo, ma al 100% mi sento di escludere un cambiamento di proprietà entro pochi giorni e forse anche entro pochi mesi, anche perché insomma poco fa all'inizio della trasmissione abbiamo anche ascoltato come lo stesso presidente stia facendo altri progetti relativi allo stadio Adriatico Cornacchia, quindi io mi sento di escluderla questa cessione. Ok, però Andrea Costantini proprio prima di entrare in trasmissione ha avuto ulteriori notizie, perché è una trattativa alla quale noi crediamo, una trattativa difficile, no Andrea, però che ha delle basi, perché si parla sempre di un fondo inglese, sì. E il punto di riferimento è sempre la zona Parma, in poche parole anche per chiarire l'idea a Nicola che è collegato con noi da Milano. Sì, potrebbe essere coinvolto lo sponsor tecnico del Pescara, la RA, che ha proprio base nel Parmense. Noi tempo fa lanciammo quella ipotesi inglese legata all'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, parlammo di un incontro che si era svolto a Parma e di conseguenza riteniamo che questa sia una pista credibile. Il presidente continua a ripetere di voler cedere a breve la società, quindi è probabile che questa sia una pista, anche se poi sono seguite delle smentite su Radrizzani da parte dello stesso Sebastiani, ma se vogliamo insomma c'è anche un patto di riservatezza che impone a chi è coinvolto di non scoprire le carte. Però che qualcosa stia bollendo in pentola in questo contesto, insomma, ci sembra evidente. Un fatto è certo, e quindi lo ribadiamo anche a Nicola, non si concretizzerà in pochi giorni, quindi il Pescara sarà operativo in maniera come sempre, augurandoci che arrivino soluzioni funzionali per la squadra di Auteri, quindi non condizionerà, insomma, il mercato e il proseguo della stagione. Invece volevo chiedere a Francesco cosa pensava di questa valutazione fatta da Binda su Auteri, che in passato ha valorizzato giovani, però ovviamente si affida anche a uomini
di esperienza. Con i giovani le cose sono migliorate sul finire del girone d'andata e sicuramente andrà avanti questo tipo di inserimento anche nel girone di ritorno. Parlo inserimento dei giovani. È perfetto il riferimento che faceva Binda per ciò che concerne il lavoro svolto da Pauteri con i giovani o senza i giovani. Parentesi, per vincere i campionati servono soprattutto giocatori esperti e abituati a stare sotto quella particolare pressione di dover vincere un campionato. Chiusa la parentesi, il Pescara è fuori dai giochi per la promozione diretta, è il suo compito imprescindibile chiudere al meglio la stagione, ossia conquistare un posto il miglior possibile di rilievo per i play-off. Ed è secondo me imprescindibile a questo punto proseguire, perché questo lo puoi fare, continuando a dare spazio a quei 3-4 giovani che hanno dimostrato di meritarlo, che sono scesi in campo, che hanno risposto positivamente, perché raggiungere una buona posizione nella classifica finale, quindi nei play-off, lo si può fare anche con i giovani, e quindi il Pescara può proseguire su questa strada anche per far sì che la stagione, non, se non dovesse arrivare poi il successo nei playoff, non risulti totalmente fallimentare. Bene, prima di lasciare Nicola Bindi, Andrea Costantino, no, una domanda per Enrico, la della... sì. Sì, dimmi. No, volevo aggiungere solo una cosa, sì. Io però mi sono entusiasmato a vedere vincere il Pescara in passato con Verratti, Insigne, Immobile, con Macin, la Padula e che c'era, e Verre con la squadra lì, cioè, non erano sicuramente giocatori esperti o giocatori strapagati, erano giocatori emergenti che sono stati messi nelle condizioni di lavorare bene, quindi sono stati scelti dei giocatori forti, affidati ad allenatori capaci che li hanno fatti crescere e rendere al massimo, quindi senza dimenticare Vali Caprari, Politano, che giocano ancora oggi in Serie A, sono tantissimi. Assolutamente, però ecco, come dire, i campionati li possono vincere anche i giovani, certo, se sono giovani di valore e messi nelle condizioni per esprimersi al massimo delle loro possibilità. Quindi arrivò alla finale di Bologna scoprendo Torreira nelle ultime giornate. Assolutamente, certo. Soprattutto se poi questi giocatori sono allenati da allenatori, bene, bravi come Zeman, o come, almeno per Pescara, come Oddo. Andrea Costantini. Saluto Nicola Binda, buon anno a un osservatore, a un conoscitore del mercato, in particolare Serie B, Serie C. Chiedo se ha intercettato anch'egli delle voci su Cristian Galano, che è in uscita, che non rientra nei piani di Auteri, che però ha un contratto anche per gli ultimi 6 mesi piuttosto pesante, forse troppo pesante anche per club ambiziosi di Serie C. E poi parliamo di un trentenne che sembra già sul viale del tramonto, se parliamo di un'ottica che è quella di un club di Serie B. Qualcuno potrebbe interessarsi a Galano, ma il Galano degli ultimi tempi non sembra molto funzionale. Che ne sarà di lui? Io penso che sono giocatori che la società cederebbe volentieri per alleggerire il monte ingaggi, perché sono giocatori che a livello tecnico non danno quello che in rapporto a quello che guadagnano, quindi è logico che la società li abbia messi sul mercato e i rispettivi agenti li si stiano muovendo. Ho letto anch'io di interessamenti dalla Serie B per Galano, ma alla resa dei conti non mi sembrano operazioni fattibili, però questa è la dimostrazione che appunto i giocatori di nome, se sono motivati, se hanno, perché voglio dire, sui Galano, sui Valdifiori come valore assoluto sono stati giocatori fortissimi, ma se adesso hanno staccato la spina e non sono più in grado di rendere per quanto guadagnano, sono purtroppo un peso per la società, quindi magari cambiando aria loro stessi possono rigenerarsi e ritrovare motivazioni per fare bene, ma è logico che è la società che cerca di spingere affinché cambino sistemazione. Allora chiedo prima a Riccardo Clinco e poi chiudo con Nicola Binda. Sud di Tirol, Bari, Reggiana o Modena ovviamente hanno più di un piede in Serie B, o è troppo presto, Riccardo? Sono il Sud Tirolo e il Bari stanno facendo un campionato molto entusiasmante, sono prime da sola con un po' di distacco, tra l'altro Sud Tirolo gioca molto bene,
anche il Bari, e invece tra Reggiana e Modena sarà un testa a testa fino alla fine, una salirà delle due, l'altra sarà la favorita per i playoff, però sicuramente queste tre squadre rispetto a tutte le altre hanno sicuramente un passo in più. Fammi dire solamente una cosa a Binda: alla festa di Natale del Pescara è stato presentato un progetto di marketing a 3 anni, quindi ti ho risposto perché è un progetto con gli studenti per ampliare il progetto Scuola Pescara Calcio. Quindi questa è la risposta che ti volevo dare per quanto riguarda se il nostro presidente andrà via o rimarrà. Beh, magari la nuova proprietà gli farà piacere avere un progetto già avviato. Nicola, che per te su Tirol Bari e tra Modena e Reggiana sarà dura per chi non vince subito poi riproporsi ai playoff? Allora, io ho una teoria molto... mi sono convinto di una cosa, che in questo momento della stagione, dico che su Tirol e Bari sono difficilmente raggiungibili, le squadre di quel girone devono prepararsi per arrivare ai playoff nelle migliori condizioni, dove troveranno sicuramente la sconfitta fra Modena e Reggiana rimane comunque quella più attesa, però sarà una squadra delusa, sarà una squadra demoralizzata perché è arrivata seconda, non è arrivata prima, no? Perché un testa a testa quando lo perdi non sei sicuramente felice, mentre altre squadre che arrivano seconde negli altri gironi, o arrivano terze, o arrivano quarte, che magari sono cresciute, hanno recuperato gli infortunati, si sono gestite, hanno trovato il passo giusto, la quadratura giusta, che adesso a gennaio fanno due ritocchini azzeccati. Adesso bisogna proprio ragionare in questa ottica, cioè già adesso pensare ai playoff, a fare nelle migliori condizioni. Adesso perdere energie per arrivare primo o così è tempo perso e sono energie perse. Io penso che una società debba ragionare come dire adesso quello che mi interessa è arrivare ai playoff più in alto possibile in classifica e in modo da essere già al 100% con le idee chiare, la formazione chiara, di infortunati recuperati e nelle migliori condizioni, perché i playoff sono sempre una sorpresa, ripeto, sapendo che quella che tra Modena e Reggiana potrebbe non essere la favorita, perché sarà una squadra delusa che ha dato il massimo fino all'ultima giornata per vincere, non ce la fa e magari si scarica, si demotiva e perde qualcosa. Quindi chi invece si arriva di slancio potrebbe essere la sorpresa. Quindi in tanti, lo stesso Pescara, per esempio, visto che parlo con voi, da questo momento dovrebbe pensare a dire: io voglio fare il playoff, arrivare il playoff al massimo, con i giovani, con i vecchi, con chi volete, con chi decide la società, con l'allenatore. E quello può essere l'aspetto sorprendente, che i playoff non sono una cosa che cadono dal cielo, sono una realtà, fa parte del regolamento, quindi non è una cosa imprevista, no? Si sa che è così, quindi bisogna ragionare per quel campionato lì, quel mini campionato lì, prepararsi per arrivare al meglio. Chi lo fa potrebbe anche farcela ad andare in Serie B. Dalla Gazzetta dello Sport ringraziamo Nicola Binda. Grazie Nicola, ci risentiremo a fine campionato. Buon lavoro e buon anno ancora. Grazie a voi e tanti auguri. Bravo. E buon anno anche a voi. Grazie. Mi mancate tanto. Pescara mi manca tantissimo. Grazie Nicola, ti aspettiamo molto presto. Grazie. Allora, linea regia, pubblicità, torneremo tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte.
dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California FM. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. I nostri ospiti, però do subito la linea a Andrea Costantini per ulteriori notizie di mercato che interessano sì il Pescara ma anche l'altra abruzzese, il Teramo. Andrea. Sì, giornata di ufficializzazioni quella di oggi sul fronte Teramo, perché è stato messo ufficialmente sotto contratto il centrocampista Cosimo Forgione, che arriva dal Fiuggi, e poi è stato ratificato anche lo scambio di prestiti con la Fermana. C'è l'arrivo del difensore esterno sinistro Mordini, percorso inverso, va infatti alla Fermana l'attaccante esterno Chiere Mateng. Teramo che ha anche annunciato la negativizzazione di due dei sette positivi, però c'è anche una nuova ulteriore positività e ci sarà un ulteriore giro di tamponi mercoledì prossimo. A te Enrico. Allora, in quest'ultima fase abbiamo pochi minuti, quindi chiedo a tutti gli ospiti, siamo stati collegati fino a qualche minuto fa con il redattore della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, che ci ha fatto un quadro completo dell'intera Serie C. Ricordiamo, la capienza degli stadi quando riprenderà il campionato sarà limitata a 5.000 posti, problemi che non ci saranno nella maggior parte degli stadi italiani in Serie C. Invece potrebbero cambiare le condizioni delle squadre che torneranno in campo dopo tutte queste assenze tra Covid e infortuni. Oggi in giornata ovviamente ha tenuto banco la notizia del grave infortunio del giocatore della Juventus Chiesa per questa lesione al crociato, dovrà essere sottoposta a intervento chirurgico, stagione finita per lui.
e bene o male ci sono infortuni meno gravi nelle varie squadre di Serie C. E il Pescara si ripresenta ai nastri di partenza, ripetiamo, senza gli squalificati Pompetti e Ilianis, con i nuovi acquisti, però si parla solo di Risio che potrebbe prendere il posto di Memusciai. Nuova coppia dunque Pompetti-Dirisio, però vedremo, perché è ancora presto per riparlarne. Questa sosta a chi nuoce di più? Partiamo subito da Riccardo Clinco. Ma guarda, noi avevamo fatto un finale facendo qualche vittoria, un pareggio, poi alla fine, insomma, a noi sicuramente eravamo nell'ultima parte di questo girone d'andata, siamo andati abbastanza bene, quindi non vorrei che la sosta ci portasse un inizio di campionato non positivo. Però dobbiamo anche dire che ho visto il calendario, abbiamo tutte squadre abbastanza abbordabili, quindi io credo che se questa squadra, ora che ha preso un po' la quadratura, se parte bene, come io mi auguro, dal 22, con questa lunghissima sosta, perché veramente è infinita, e credo proprio che inizi un altro campionato, perché quando ti fermi un mese la preparazione non ti vuole, la devi rifare, ma quasi, e quindi dobbiamo partire bene e speriamo veramente di incanalare due o tre partite subito per prepararci bene ai playoff, come ha detto Binda prima, e arrivare ai playoff belli carichi e affrontare poi la stagione estiva in forma. Francesco, tu pensi ad un altro campionato da parte del Pescara? Non solo è un altro campionato per tutti, ma è una situazione completamente nuova, perché non si era mai verificato uno stop di un mese, tra l'altro in presenza di questi continui contagi del Covid. Pure l'anno scorso c'era il Covid di questi tempi, però non era così violento il contagio, quindi è un'avventura completamente nuova e bisognerà vedere chi poi sarà capace di ripresentarsi meglio ai cosiddetti nastri della seconda ripartenza. Ecco, Paolo Sinibaldi, oggi l'infettivologo Bassetti ha dichiarato stadi sicuri, ridurre gli spettatori è un'assurdità. Che ne pensi? Cioè, per lui si poteva giocare anche con il 50% del sì. pubblico. Guarda Enrico, sono la persona meno adatta per rispondere a questo, perché io sono inorridito dalla gestione della pandemia e quindi cominceremo a fare un'altra trasmissione. Io quando sento nominare Bassetti e gli altri, sinceramente preferisco astenermi da tutte queste castronerie che stanno dicendo da 2 anni a questa parte, per cui se parliamo di calcio è un altro discorso. Bassetti credo che, insomma, farebbe meglio stare zitto. Ecco, invece dal tuo punto di vista, ecco, gli stadi comportano problematiche, 5.000, 20.000, cioè che poi si deve entrare sempre con il Green Pass rafforzato, quindi non cambierebbe davvero nulla se sono 5.000 o 20.000. A prescindere da quello che dice Bassetti, cioè... Guarda, anche in questo caso, cioè, è evidente che in qualche maniera bisognava e bisogna intervenire, perché il numero dei contagi, almeno quello che ci viene riportato ufficialmente, e quindi dobbiamo crederci, è abnorme, per cui in qualche modo bisogna intervenire. Ma io non credo che debba essere Bassetti a intervenire, cioè, se hanno deciso gli organi competenti, decidono loro, ma i virologi basta, se entrano anche nel calcio è finita. Sono d'accordo con te. Totò De Leonardis? Perfetto Paolo, complimenti. Totò. Sono d'accordo al 101% per quello che conta il mio pensiero. Totò? Ma per quello che conta, io direi che, visto la situazione, cioè, questi 5.000 non è che sarebbe meglio chiudere completamente, come è capitato nella fase acuta della pandemia, soprattutto anche negli altri paesi, in Germania, anche la Bundesliga, eccetera. Voglio dire, questi 5.000 poi ricordiamo che sono poi quelli che intanto devono stare con la mascherina, intanto devono andare allo stadio e intanto devono andare via dallo stadio. Voglio dire, il problema di questi 5.000 non è che cambiano le sorti di una società. Se c'è questa necessità, questa urgenza, io avrei preferito magari chiudere completamente. È la mia idea, posso sbagliare. Riccardo, non l'ho sentito su questa riflessione. Ma sono d'accordo con quello che ha detto Paolo, guarda, senza aggiungere altro.
Cioè, sei d'accordo con il discorso che i virologi non devono entrare nel discorso quello sicuro calcistico o su altro? No, proprio su questo, che cioè il calcio è una favola e quindi la voglio vivere, il calcio per me è una favola e quindi voglio viverla sempre così, tutto il resto io lo lascerei fuori. Quale favola vuoi vivere quindi in questo girone di ritorno? Tutte vittorie. Questa è una bella favola, complimenti. Tutte vittorie. Torniamo al discorso del filotto, perché si era parlato tanto di quel filotto che è rimasto fine a se stesso, basta quel filotto. Beh, quello guarda, anche se fossero veramente 8 vittorie consecutive sarei contento uguale. Tra l'altro penso che con tutte le vittorie non basterebbe lo stesso, però al di là di questo, ma sai, anno nuovo, vita nuova, speriamo veramente. Io guarda, più che altro per tutti mi auguro che ci sia un po' più di legame un po' tra tutti e che insieme si possa veramente uscire da questo tunnel, che non è quest'anno e ormai è da anni che purtroppo siamo in discesa, e ci sia una scintilla che possa veramente riportarci nei palchi che meritiamo, che non sono sicuramente questi. Paolo, chi è più preoccupato per questo girone di ritorno? Sebastiani, Matteassi, Auteri, qualche giocatore? Ma guarda, io credo che il Pescara abbia solo da guadagnare da questo girone di ritorno, per cui non vedo grande preoccupazione, almeno diciamo dal mio punto di vista, in queste figure, cioè società, allenatore in particolare. Poi qualche giocatore sicuramente sì, soprattutto alla luce del mercato, adesso bisognerà vedere se ci sarà questa rivoluzione oppure no, magari qualcuno rimarrà e magari non voleva rimanere oppure è scontento, e allora il giocatore magari si dovrà un po' preoccupare. Io credo che se il Pescara continuerà, se non altro, ad avere quella idea, poi i risultati sono un altro discorso, ad avere quella idea diciamo di gioco, di freschezza che ha dimostrato nelle ultime partite, non dico che potrà cambiare le sorti del campionato, perché a livello numerico mi sembra che ci sia poco da fare, però almeno a livello di ventata, di entusiasmo, ci potrebbe essere quello che non c'è stato nel girone d'andata. Andrea Costantini, qualche novità negli ultimissimi minuti con i nostri amici collegati? No, io volevo sollecitare i nostri amici in piattaforma se ritengono che con l'arrivo di Derisio cambieranno le gerarchie a centrocampo, perché finora insomma Pompetti è stato il migliore per rendimento della prima parte della stagione, e c'è poi la questione legata a Memusciai, c'è un Diambo anche lui in rampa di lancio. L'arrivo di Derisio scompaginerà qualcosa? No, scusate se prendo subito Derisio Pompetti è la logica conseguenza dell'acquisto di Derisio, e dietro a Pompetti e Derisio Giambo e Memusciai. Auteri in una pizza, in mezzo in una bella pizza di formaggio, non ha problemi per il centrocampo. Se poi si vuole creare, vuole fare di nuovo casino, che facesse quello che vuole, ti pare di fare piace. Ma non vorrei che si ripetesse il caso Rizzo, cioè quando è stato preso Rizzo è stato detto ecco l'elemento giusto per sistemare il centrocampo. Adesso certo Derisio ha un altro format, nel senso che ha una carriera diversa, però chiaramente entra in una squadra, quindi la squadra non la può fare Derisio, la squadra la deve fare Auteri e la deve fare meglio di quello che ha fatto e ci sono andato. Voglio dire, in questo momento credo che le responsabilità maggiori per mettere su una squadra affidabile che ci dia anche più di soddisfazione siano sempre le mani di Auteri, perché se è vero che l'allenatore quando vince è il numero uno, quando perde sicuramente è quello che ha maggiore responsabilità. Io quindi credo, voglio sperare che Auteri ci si presenti nella sua veste migliore e riesca a mettere su una squadra affidabile come non lo è stata per gran parte del giro d'andata. Anche se per Derisio bisogna ritrovare la giusta condizione, perché non ha giocato. Certo, non ha mai giocato. Aspettiamolo, certo. Paolo? Sì, bisogna aspettarlo, è sempre il solito tormentone di questi giocatori che poi arrivano. Tutti tanto, quindi aspettiamo anche Derisio. Questo è un tormentone che abbiamo sentito chissà quante volte, no, di giocatori non pronti.
Nel caso di De Risio, io sono un po' più fiducioso, nel senso che è evidente che deve ritrovare una certa condizione, però io sono proprio curioso perché ho sentito nominare De Risio dall'inizio della stagione come se fosse da sempre un giocatore del Pescara, perché era l'unico o uno dei due invocato da Uteri, no? E quindi abbiamo sempre parlato di De Risio, adesso finalmente lo vediamo all'opera. Se questo giocatore rispetta il 51% delle aspettative, credo che nelle gerarchie il suo posto a centrocampo sia cosa scontata. Vedremo assolutamente. Guarda, io credo che quei 5 cambi che ci sono ancora quest'anno, tre centrocampisti erano troppo pochi, quindi il quarto serviva obbligatoriamente per alternare a seconda delle partite, magari 70 minuti uno e 20 l'altro, perché Demo Memushai è un giocatore che non ha sicuramente 90 minuti per una questione anagrafica, soprattutto in un gioco dispendioso come quello di Euteri, però può giocare magari gli ultimi 20 minuti oppure può fare metà tempo. Adesso sto inventando per dirti che comunque il numero non è rilevante o il ruolo, l'importante è avere quei 3-4 giocatori che si possono alternare, anche perché poi ci sono squalifiche, infortuni, e effettivamente noi a centrocampo eravamo troppo risicati a livello numerico di giocatori, cosa che invece è esattamente l'opposto che abbiamo in attacco. Avevamo 8-9 giocatori e per farne giocare 3 era veramente un problema, perché erano 6 scontenti. E quindi adesso, questo devo dire che il dottore ha detto all'inizio, riequilibrando un po' la squadra, lui parla a livello numerico, qualche attaccante in meno, qualche centrocampista in più e qualche difensore in più, e forse la squadra è un po' più equilibrata anche a livello di ruoli. Allora, ricordiamo che si tornerà in campo il 22. Andrea, vogliamo ricordare come si recupereranno le due gare sospese? Perché si sarebbe dovuto riprendere, in realtà con la seconda giornata di ritorno non è stato possibile. È stata posticipata anche la terza giornata di ritorno, ci sono già le date per i recuperi. La seconda giornata di ritorno si disputerà mercoledì 2 febbraio, invece mercoledì 23 febbraio sarà recuperata la terza giornata di ritorno. Si tornerà in campo sabato 22 di gennaio con la gara tra Pescara e l'Aquila Montevarchi allo Stadio Atletico Cornacchia. Sarà dunque un febbraio estremamente intenso. In 28 giorni si disputeranno 4 partite di campionato da calendario più i 2 recuperi, 6 partite in 28 giorni, e quindi insomma ci sarà in quel periodo da essere freschi, avere tante energie e tanti ricambi per poter gestire le forze della rosa. Quindi 6 partite in 28 giorni nel mese di febbraio? Sì, no? Dal 2 febbraio fino praticamente all'ultima domenica del mese si giocherà quasi ogni settimana, 2 volte a settimana. Va bene, siamo arrivati alla fine, poi da lunedì prossimo torneremo a parlare anche di calcio giocato, torneremo almeno a parlare di calcio vero, perché si arriverà alla settimana del ritorno in campo contro l'Aquila Montevarchi all'Adriatico. Non posso fare altro che ringraziare Francesco Di Francesco, Antonio De Leonardis, Riccardo Clinco e Paolo Sinibaldi. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie a te Andrea, grazie a Maurizio Dagui in regia, Loris Bennato alle telecamere. Ci rivedremo lunedì prossimo sempre da questi studi. Grazie per averci scelto.